È stata una straordinaria occasione per raccontare il lungo lavoro che ormai stiamo svolgendo come Associazione Russo e le 13 funzioni ormai che popolano la nostra piattaforma, sia per la democrazia diretta, sia per l'aggregazione delle persone appunto sui territori, sia per in qualche modo sviluppare l'intelligenza collettiva. Abbiamo raccontato anche il sistema di selezione per le europee, il nuovo sistema dei meriti che ha portato quindi a poter valorizzare tutte quelle persone che hanno competenze e talenti che possono mettere a disposizione della comunità e diventando appunto cittadini nelle istituzioni come in questo appunto Parlamento europeo. Siamo molto orgogliosi perché è un lavoro che in qualche modo va nella direzione della cittadinanza digitale, sono strumenti che creano nuove opportunità, nuove conquiste, nuovi diritti e che ci consentono di andare oltre i confini del nostro paese per abbracciare tutti coloro che vorranno utilizzare degli strumenti per mettere il cittadino al centro della società. Ora, questo diritto all'oblio è qualcosa che dovrebbe esserci garantito, ma oggi è garantito da una piattaforma, da un Google, da una multinazionale, da Facebook o da altre che autonomamente decidono se togliere o meno quell'informazione. Dobbiamo iniziare a capire come possono essere gestiti e ovviamente non possono essere semplicemente subappaltati a un giudice che si vedrebbe inondare di richieste. 2 miliardi è una crescita esponenziale quella a cui stiamo assistendo, ma questo in tutti gli ambiti della rete. Ora, capite che dobbiamo trovare nuovi modelli per gestire questi diritti. E nel momento in cui non utilizzeremo questi diritti per noi stessi, per la nostra comunità, a questo punto questi diritti semplicemente moriranno. Che noi non li utilizzeremo più, non ne parleremo più, non li pretenderemo più. Di questo diritto bisogna trarre immediatamente la conseguenza della necessaria neutralità della rete stessa. Se si elimina la neutralità, sono i più forti a poter creare le condizioni di impedimenti per coloro che vogliono entrare poi in concorrenza con essi. Il diritto alla riservatezza, la protezione dei dati personali, il diritto all'oblio. Sono diritti che sono ancorati all'identità di ogni individuo, ma necessitano anche di un riconoscimento esplicito nel momento in cui l'identità digitale, in cui questa identità digitale emerge e quindi